Ok, buon pomeriggio a tutte e tutti, mi sentite? Ok, possiamo partire. Allora, siamo lieti di dare il benvenuto in questo evento che è particolarmente importante per il nostro dipartimento e soprattutto per voi. Siamo in diretta di Cuba e anche in videoconferenza con l'altro 12 del nostro dipartimento. Come vi dicevo, questo è un evento particolarmente importante per voi perché sarete esposti a quelle che sono le presentazioni dei corsi di studio magistrali offerti dal nostro dipartimento. Queste lauree magistrali sono state, diciamo, ridisegnate lo scorso anno per tenere in considerazione quelle che sono le richieste del mercato del lavoro e quelle che sono, per raccogliere quelle che sono le sfide, diciamo, poste in essere da cambiamenti nel mondo economico e della tecnologia. Pensiamo, ad esempio, all'intelligenza artificiale. Quindi saranno con noi e ringrazio i presidenti dei corsi di studio, in particolar modo il professor Giacomo Boesso per il corso di studi in Accounting, Finance and Business Consulting. Avremo con noi anche il professor Lorenzo Rocco per quanto riguarda il Master in Applied Economics e infine anche il professor Paolo Gubitta per il Master in Management for Sustainable Firms. E in particolar modo sono anche lieto di e onorato di avere qui con noi il dottor Francis De Zampe, che è alumnus del nostro dipartimento e partner di Adapta Advisory. Prima di diciamo, cominciare con le presentazioni delle lauree magistrali, do la parola alla direttrice del nostro dipartimento, professoressa Paola Indonesi. Eccoci qua. Questo è giusto? Sì. Eccoci. Bene. Grazie. È già acceso. Benissimo. Grazie Leonardo e grazie a voi per essere qui, per il vostro interesse e la vostra partecipazione. Noi siamo veramente molto lieti di fare questa giornata e di offrirvi queste informazioni, ma siamo ovviamente poi a disposizione anche per qualsiasi altra domanda anche in altra sede. Volevo presentarvi brevemente, perché ho solo 5 minuti, il Dipartimento, che è alla base di questo progetto delle nuove lauree magistrali. Il nostro Dipartimento è un Dipartimento con qualche numero, quindi il nostro Dipartimento è un Dipartimento che, a differenza di molte altre realtà a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, si compone di docenti sia di area economics che di area aziendale, quindi management e accounting. E questa per me, ma per la maggior parte di noi, è sicuramente una ricchezza che vogliamo assolutamente valorizzare. Abbiamo 81 docenti faculty, quindi strutturati, e abbiamo 30 assegnisti, 30 dottorandi. Abbiamo circa 45 persone nell'amministrazione che ci aiutano in tutti quelli che sono i processi che poi arrivano fino a voi, e la nostra comunità è una comunità veramente molto attiva e anche molto dinamica e molto partecipativa, quindi c'è una grande collaborazione alla base e, come vedrete appunto anche dai risultati che vi propongo tra poco nelle slide, questi risultati sono proprio il frutto di questo lavoro, di questa collaborazione congiunta. Attualmente abbiamo la track circa 1.800 studenti, abbiamo nelle vecchie lauree magistrali che con quest'anno chiuderemo circa 800 studenti e il primo anno delle nuove lauree magistrali di cui vedrete la presentazione a breve, abbiamo circa 360 studenti. Su questo, sulle lauree magistrali nuove, abbiamo avuto un numero molto, ma molto più ampio di application, ma siamo stati noi che abbiamo voluto tenere più bassi diciamo le entrate proprio per riuscire a dare un prodotto di qualità in avvio, avendo ancora da concludere la parte delle vecchie lauree. Ecco, il nostro dipartimento è molto attivo sul territorio a livello regionale, ma a livello nazionale e ha anche forti collaborazioni a livello internazionale. Abbiamo rapporti con 2.920 aziende, ma abbiamo rapporti anche con istituzioni, a partire per esempio da ARERA o da Banca Etica a livello nazionale, ma anche a livello internazionale con UNESCO, OMS oppure il JRC della Commissione Europea. Ecco, vorrei darvi qualche indicazione rispetto ai riconoscimenti, perché il mio tempo sta per scadere. Abbiamo vinto per la seconda volta in seguito il finanziamento del Ministero della Ricerca
come Dipartimento di Eccellenza a livello nazionale. È un finanziamento molto generoso e il progetto sul quale abbiamo vinto è un progetto sulla misurazione della sostenibilità, sostenibilità intesa a tutto tondo. A livello didattico abbiamo sempre ottimi risultati a livello di classifiche Censis, che sicuramente conoscete, e anche abbiamo ottimi risultati circa poi il posizionamento dei nostri laureati. A livello di ranking di ricerca siamo posizionati molto bene, e questo molto bene è stato molto valorizzato anche da tutti i finanziamenti PNRR che abbiamo vinto. In particolare, questo è solo un esempio, ma ci sono anche altre linee di ricerca. Abbiamo un grosso contributo sulla linea PNRR e siamo spoke leader su questo tema di low carbon emission. Ultimo punto, nella slide successiva, recentemente, dopo un lungo percorso, abbiamo preso l'accreditamento EQUIS. EQUIS è un ente internazionale e siamo stati il primo dipartimento di università pubblica a prenderlo in Italia. Per noi è molto importante perché EQUIS dà, diciamo, degli elementi che al momento i sistemi, le università pubbliche non hanno ancora, diciamo, accolto, di trasparenza nei processi e anche di ripetibilità di questi processi. Questo è molto importante perché aiuta innanzitutto i suoi fruitori, cioè i fruitori dell'università, quindi gli studenti, perché dà molta più capacità anche di sapere quelle che sono le opportunità che si hanno e anche i servizi che sono resi. L'ultima cosa con cui vorrei concludere è che, avendo seguito anche la creazione di queste nuove lauree, ci abbiamo messo quasi 2 anni, è stato un processo molto lungo, abbiamo dovuto studiare, abbiamo dovuto relazionarci con le parti sociali a livello nazionale, internazionale, vedere le esperienze di altre università per fare veramente il meglio. E il meglio per noi è riuscire a formare delle persone che siano in grado di leggere la complessità quotidiana. Noi siamo in un periodo di grande complessità, veramente di grande complessità, e fare delle scelte a qualsiasi livello è spesso molto difficile. Pensiamo a tutti quelli che sono i cambiamenti che vengono addotti dalla trasformazione demografica, quindi la sostenibilità a livello sociale proprio dettata dai cambiamenti demografici. Pensiamo a tutto quello che ci viene dai mercati digitali, che in molti ambiti sono assolutamente per noi sconosciuti, ci sono ancora normative da fare. Pensiamo ancora a tutto quello che ci viene dal cambiamento climatico e alla nuova impostazione dei consumi e delle produzioni di energia. Ecco, tutti questi processi, solo 3 ne ho citati, sono processi trasversali che mettono veramente tutti noi nella difficoltà di scegliere in moltissimi ambiti. Noi abbiamo cercato di tenerne conto costruendo questi processi, appunto, di lauree magistrali, e con molti elementi di multidisciplinarietà. Ma adesso lascio la parola ai miei colleghi che vi daranno con dettaglio indicazioni su questi prodotti. Vi ringrazio. Ringraziamo la professoressa Balbonesi per questa overview di quello che è il nostro dibattimento, di quelli che sono i risultati raggiunti negli ultimi anni, e ora possiamo entrare nel vivo della presentazione delle nuove lauree magistrali e passo subito la parola al professor Giacomo Boessu per quanto riguarda il Master in Accounting, Finance and Business Consulting. Grazie e buongiorno a tutti. Oggi è un evento molto compatto, è una carrellata di quello che il Dipartimento sta preparando come voi, sapendo che avrete qualche mese poi per decidere cosa è meglio per il vostro futuro. L'obiettivo di oggi è vedere tante persone che vi racconteranno perché vale la pena investire a Padova e perché Padova vi offre sicuramente un percorso tagliato sulle vostre preferenze. Vedrete 9 percorsi, io ne presento 3 e poi a seguire Lorenzo e Paolo, altri 3 ciascuno. Su 9 percorsi la nostra assunzione di base è che almeno uno fitta perfettamente con le vostre aspettative e che non c'è in Italia una scelta migliore rispetto a quella che possiamo proporvi. Su 9 almeno uno lo troverete. Avete già fatto delle scelte nella triennale, perché il terzo anno uno comincia un po' a specializzarsi, però quella scelta è ancora reversibile, perché voi con il percorso che fate alla nostra triennale potrete accedere a qualsiasi dei 9 che vi stiamo proponendo. E poi eventualmente, specializzando i corsi liberi che vi restano, potete cercare di centrare quello dei 9 che vi sembra più adatto.
Allora io procedo con la mia presentazione, che sono i tre percorsi in area accounting and finance. Adesso qui non riesco ad andare avanti, mi fai tu magari l'invio. Vedo che non va. Okay. Prossima, grazie. Il titolo lo conoscete già, tutte le informazioni sono sul sito, quindi il prossimo lucido. Qualche parola chiave e un po' di struttura sui primi tre percorsi. Di nuovo, non fatevi poi influenzare dalla capacità mia o dei colleghi di presentare in maniera un po' più chiara, un po' più frizzante. È una decisione che dovete prendere nei prossimi mesi. Adesso fate l'overview, poi ci sarà il 1º marzo l'incontro con un'ora per ciascuno delle tre lauree magistrali, con la presentazione della faculty, con la presentazione di altri linguaggi professionali, e poi alla fine deciderete quello che per voi è probabilmente lo sbocco migliore. Eventualmente l'estero. L'estero ve lo concedo come scelta di vita diversa da Padova, ma fidatevi, sull'Italia siamo i primi accreditati Equis. Dentro questo pacchetto di 9 troverete sicuramente uno o più adatto per le vostre esigenze. Prossimo lucido, grazie. Con Accounting, Finance e Business Consulting vogliamo formare la nuova generazione di esperti in amministrazione, controllo e finanza per risolvere i problemi che trovate sulla stampa specialistica di questi giorni. Il Sole 24 Ore ci parla del piano industriale di Stellantis. Il TGCOM 24 del concordato preventivo che il governo ha appena introdotto per le partite IVA. Milano Finanza ci racconta che il CDA di TIM vuole scorporare la rete, ma che il primo socio Vivendi non è contento e vuole entrare con un'azione legale. Repubblica ci dice che a Taranto stanno cercando da anni di risolvere il problema della sostenibilità dell'acciaieria e di nuovo il socio privato ha idee diverse rispetto a quelle del governo. Intesa San Paolo ha fatto i dividendi migliori dell'ultimo lustro, grazie anche alla Banca Centrale Europea che ha un po' aiutato tenendo i tassi alti. Le M&A in Italia sono il terzo mercato del mondo per fusioni e acquisizioni e se ne prevedono molte altre perché abbiamo un tessuto di PMI che può essere oggetto di queste operazioni di aggregazione e il bilancio di sostenibilità diventerà obbligatorio anche per le PMI dal 2026. Quindi un sacco di temi reali di cui parla la stampa specialistica che potrete approfondire con i tre percorsi tipicizzati su Accounting, Finance e Control. Prossima. Quindi le parole chiave che abbiamo scelto è employability. Sicuramente troverete un lavoro perché c'è talmente tanta richiesta di questi esperti che conoscono il diritto, che conoscono la contabilità, che conoscono la reportistica, che non sarà un problema studiare 2 anni in più. È chiaro che è un investimento di denari, di tempo e di energie, ma noi riteniamo che il ritorno ci sia su questi tre percorsi come sui 6 che sentirete dopo. Poi abbiamo discusso di business analytics, di nuove regole contabili, perché questi sono i trend che emergono, quello che i nuovi professionisti dovranno saper fare, di centralità della finanza con le fusioni e acquisizioni, con la gestione delle quotazioni in borsa, con la gestione della tesoreria e ci metteremo per chi vorrà tanta modellistica quantitativa. Non per tutti, per chi vorrà, perché uno dei tre percorsi ha più modelli quantitativi degli altri. E adesso poi vi dirò come. Da ultimo, chiaramente, questo viene fatto in un dipartimento, come ha detto la direttrice, dove c'è il meglio della ricerca in Italia, tradotto poi sui percorsi formativi, e in un network, oggi parlerà Francis, ma vi porteremo tanti altri professionisti che ci accompagna nella vostra formazione. Il prossimo, quindi vediamo i tre curricula nel dettaglio. Accounting, Control e Corporate Finance è in lingua inglese e forma i controller soprattutto per le multinazionali e le aziende italiane di media dimensione che vogliono lavorare con l'estero. Banking and Finance è il percorso più quantitativo dei tre. A chi è piaciuta la matematica, a chi sin da piccolo l'ha sempre trovata facile e non ha mai capito perché ad alcuni risultasse difficile, può trovare in Banking and Finance il punto di atterraggio in cui la matematica diventa strumenti per prendere decisioni nel settore che paga generalmente le retribuzioni più alte per questo tipo di esperti. Per cui se andate a lavorare in una banca, in un'assicurazione, in un fondo di investimento, saper gestire la modellistica è anche l'elemento che vi differenzierà rispetto a chi vuole studiare le stesse cose a Venezia o chi le vuole studiare a Milano. Noi sfrutteremo l'econometria, sfrutteremo questi 40 colleghi di Economics per fare la finanza nella maniera più quantitativa possibile. In italiano, invece, consulenza e direzione aziendale, che è il percorso che porta più verso la carriera delle PMI, che sono tante nel contesto strutturato, eventualmente del dottore commercialista, ma non solo.
Velocemente, cosa trovate, cosa vi racconteremo il 1° marzo, quando avremo un'ora di tempo, mentre oggi mi sto già avviando alla chiusura. Vi racconteremo che nel corso in inglese di Accounting Control and Corporate Finance ci sono tanti crediti di tipo aziendale, che è il colore blu, un po' di crediti di strategia e organizzazione, perché anche se diventate il CFO di una quotata, chiaramente tra diversi anni, dovrete anche ne conoscere il business model, una parte di economics per quel che riguarda la regolazione dei mercati, un po' di matematica, ma qui è meno centrale, qui è meno importante rispetto a banking, e poi corporate law per la parte della compliance della normativa. Sulla parte di banking invece vedete che cambiano i colori che diventano più importanti sono quelli legati all'econometria, alla financial economics e alla matematica. Qui c'è veramente l'investimento per chi vuole mettersi a confronto e accetta la sfida dei modelli quantitativi, perché è una sfida che poi torna in termini di salario medio che riuscirete a strappare sul mercato. Questi metodi quantitativi, rosso e verde, però li sposiamo ancora con la capacità imprenditoriale, con la finanza sostenibile, con la parte del reporting obbligatorio e della compliance, che è tutta la parte in blu, più scuro, più chiaro, a seconda che i docenti siano docenti di economia aziendale o docenti del Dipartimento di Diritto. Ultimo e in italiano, consulenza e direzione aziendale. Le PMI in Italia sono la stragrande maggioranza delle imprese, tutti hanno bisogno di esperti di controllo, di gestione, e quindi che vogliate fare commercialista come freelance, padrone del vostro tempo, con un portafoglio di clienti, oppure se volete lavorare in un'azienda sola, come dipendente, ma come responsabile di controllo di gestione, come responsabile dei dati e delle informazioni, questo è il percorso ibrido, gran parte in italiano, perché il diritto tributario, il diritto commerciale deve per forza essere fatto sul codice italiano, ma anche in inglese per la parte di finance, perché la parte di finance oramai è una commodity che in tutta Europa viene insegnata principalmente nella lingua veicolare. Anche qui un po' di economics su scienza delle finanze e economia pubblica, un po' di strategia e organizzazione per i modelli di business delle PMI con cui andrete a confrontarvi, e un minimo di matematica che è anche richiesto dalla classe di laurea. Quindi mi avvio in chiusura. Questi sono gli sbocchi professionali che ho tratteggiato: il financial officer, il direttore amministrativo, il controller, la responsabilità di redigere i documenti contabili, eventualmente l'accesso agevolato all'esame di Stato per il dottore commercialista, revisore, responsabile programmazione, controllo e rendicontazione, compliance manager. Lucido successivo per non rubare tempo ai colleghi, tutto questo in un ambiente didattico certificato Equis, dove c'è la parte hard, quindi le conoscenze da accademici che sanno fare ricerca, ma anche la parte soft. Parte soft legata a laboratori, in cui imparerete a utilizzare dei software, e legata a eventualmente stage obbligatori per il percorso di italiano, stage volontari per i percorsi in inglese, ma appoggiati sulle aziende e appoggiati anche sui corporate speakers che troverete in aula per meglio sviluppare le soft skill. Eventualmente poi, per chi ha scelto l'Italia e non l'estero, la possibilità di reincorporare l'estero con un buon Erasmus o anche un dual degree. Abbiamo degli accordi di dual degree specifici per queste discipline. Chiudo, ok? Ringraziandovi per l'attenzione, rimango a disposizione per i quesiti al termine, lascio palcoscenico agli altri 6 percorsi, vi ho presentato i primi 3, accounting and control in inglese, la parte in italiano per le PMI, o banking se avete una particolare predilizione per i modelli quantitativi applicati alla finanza. Buona scelta! Ringraziamo il professor Boesso per la presentazione di questo master. Lascio subito la parola al professor Lorenzo Rocco per quanto riguarda il master in Applied Economics. Bene, vai un po' avanti. Sì, grazie. Bene, grazie a tutti, tutti e a tutte, benvenuti. Io sono appunto il portavoce del Master in Applied Economics, che è l'offerta graduate del nostro dipartimento per quanto riguarda l'area economica. E appunto, come diceva prima Paola, è il frutto di una evoluzione, di una riflessione che è durata parecchio, è durata 2 anni, in cui abbiamo cercato di capire in che senso l'economia diventa utile oggi, ok? E quindi in che senso può esservi utile oggi
per facilitarvi una transizione sul mercato del lavoro che sia soddisfacente, che sia facile e che sia anche, appunto, dal punto di vista poi reddituale interessante. Allora, il nostro obiettivo è quello di formare professionisti che sappiano guidare e gestire due transizioni che sono in corso oggi, che di cui si parla continuamente, di cui l'Europa parla continuamente, di cui si parla ovunque, che sono la transizione digitale e la transizione ecologica nelle imprese, nella pubblica amministrazione e nel no profit. Prossimo. Allora, sentite, si parla tantissimo di transizione digitale e transizione ecologica, però forse vale la pena spendere 2 minuti per capirci e per intendersi su cosa intendiamo con questi termini. Allora, la transizione digitale ha a che fare con il fatto che a partire, diciamo, dagli anni 2000 c'è stata un'accelerazione dell'innovazione tecnologica, sono arrivate tantissime nuove tecnologie, ok? Da internet, dallo streaming, veramente tantissime. L'ultima è l'intelligenza artificiale. Questo sarà un cambiamento che ha cominciato a essere fondamentale nell'ultimo anno e sarà ancora fondamentale. Se vedete la quantità di investimenti che le aziende, e parlo di Microsoft, di Meta, di Nvidia, eccetera, fanno su intelligenza artificiale, ed è questo testimone, insomma, della direzione che ormai è stata presa nella nostra economia. Tutta questa tecnologia ha fatto sì che si aprissero nuovi servizi, ci fosse Amazon, ci fosse Netflix, ci fosse Microsoft che vi consente di usare Office con Office 365 anziché comprando la licenza su dischetto, ok? È tutto il cloud, ok? È tutto diventato virtuale, ma tutta questa virtualità, tutte queste nuove tecnologie significano dati, ok? Dati che vengono scambiati sulla rete, dati che vengono prodotti continuamente, dati che vengono utilizzati per generare nuovi prodotti e nuovi servizi. Ok? Su questo grafico voi vedete fondamentalmente l'evoluzione della produzione di dati nel tempo fino ad oggi e dove pensiamo di arrivare tra 7 anni, tra 6 anni, mica tra un secolo. Questa crescita nella produzione dei dati è esponenziale. I dati diventano in qualche modo un patrimonio dell'impresa, un patrimonio dell'organizzazione da cui trarre quello che si dice oggi un data dividend, cioè un rendimento che deriva da questi dati. Ok? Quali sono, cosa manca per riuscire a trarre il massimo da questi dati? Manca intanto una cultura del dato e manca la capacità di, come dire, fare da interprete tra le figure dirigenziali, le figure manageriali delle imprese e le figure più tecniche che si occupano di data analytics o di data science. Ok, questo è quello che manca. Questo è il limite fondamentalmente nell'uso dei dati efficiente, cioè nella capacità di trarre valore dai dati che vengono normalmente e continuamente prodotti dalle nuove imprese, dalle nuove tecnologie. Bene, la seconda, vedete, le imprese che usano dati, ok, sono organizzate per esempio in piattaforme, pensate, non so, Apple. Okay? Apple è organizzata l'Apple Store, la piattaforma. Okay? Microsoft ha la sua piattaforma, Netflix ha la sua piattaforma. Su queste piattaforme si scambiano dati, le app non sono nient'altro che dati, ok? E c'è un modo nuovo per scambiare questi dati. Non c'è una relazione acquirente-compratore semplice come nel mondo fisico. C'è un modo nuovo per fare business dal lato della domanda e dal lato dell'offerta. Le imprese che usano questi modelli sono le imprese che per capitalizzazione di borsa sono risegnate, sono ormai le più importanti. Ormai si parla delle magnifiche sette di Wall Street. Okay? Recentemente Tesla è uscita dalle magnifiche sette perché ha avuto qualche difficoltà, ma nelle magnifiche sette voi avete appunto Microsoft, avete Apple, avete Alphabet, eccetera. Le magnifiche sette sono tutte imprese di tech, sono tutte imprese che usano dati. Ok? Bene, prossima. E questo appunto inquadra un po' la transizione digitale. È un mondo nuovo che si basa sui dati. Poi vi dico quello che fa la nostra laurea magistrale per consentirvi di entrare in questo mondo che si basa sui dati.
La seconda transizione è la transizione ecologica. Allora, la cosa qua forse un po' più semplice, perché è sotto gli occhi di tutti che il clima sta cambiando e questo cambiamento climatico è legato al fatto che le emissioni di CO2 sono fondamentalmente andate oltre quello che dovevano essere andate. Se voi guardate l'andamento nel corso degli ultimi 70 anni nella CO2, vedete che il trend è fondamentalmente sempre positivo e sempre crescente. Se voi guardate l'andamento della CO2 nelle diverse aree del mondo, vedete che la Cina, con il suo sviluppo impetuoso, di fatto è diventato il primo emettitore di CO2 nel globo. Okay? E questo è un problema di tutti, perché l'atmosfera è un bene pubblico. E allora se la Cina ci mette dentro un sacco di CO2, è un problema per tutti. Ok? Prossima. Tutto sommato, però, la transizione ecologica, cioè che è un modo nuovo di fare economia, di produrre, per tener conto che stiamo emettendo troppa CO2 nell'atmosfera, è già in corso ed è in corso da anni. Questi grafici mostrano l'intensità carbonica della produzione, cioè quanta anidride carbonica per euro prodotto sia nel mondo e sia nelle diverse regioni. E quello che si vede in maniera molto chiara è che da molti anni si sta facendo business in modo diverso, in modo più efficiente, in cui per ogni euro prodotto si produce meno di carbonica. Certo, abbiamo prodotto un sacco di euro in più rispetto a 20 anni fa, perché il mondo è cambiato rispetto a 20 anni. Ma per ciascun euro prodotto, in realtà le emissioni sono diminuite. Questa è già un'evidenza che in qualche modo è possibile fare una transizione ecologica che sia anche sostenibile dal punto di vista economico. Ok? E questa è appunto l'evidenza. Allora, cosa fa la nostra laurea magistrale in Applied Economics per rispondere, insomma, a questi cambiamenti, a queste due transizioni? Allora, vi offre 3 curricula. I primi due sono legati alla transizione digitale, il terzo è legato alla transizione ecologica. I primi due sono Digital Economics e Economic Data Analytics. Allora, Digital Economics si occupa fondamentalmente della competizione tra le grandi piattaforme dati, della competizione che c'è tra Apple, per dire, e i suoi fornitori, oppure le imprese che producono le app e le mettono sui Apple Store, oppure la competizione che c'è tra Amazon e i retailers che vendono sulla piattaforma Amazon, ok? O le competizioni tra diverse piattaforme, tra Microsoft e Alibaba, ok? Allora, nel percorso Digital Economics noi abbiamo una formazione in economia industriale e in management per gestire, per imparare a gestire, per imparare a capire la nuova industria digitale. Nel percorso in Economic Data Analytics, qua noi cerchiamo di darvi la capacità, le competenze, per interpretare i meccanismi che hanno prodotto i dati, da dove vengono fuori tutti questi dati che abbiamo a disposizione e come possiamo analizzarli, quali sono le tecniche per analizzarli. Quindi abbiamo una formazione, voi diventerete degli economisti che quindi capiscono cosa c'è dietro i dati che vedono e diventate dei data science che sanno analizzare i dati che vedono. E infine, il terzo percorso è quello in Environmental Economics and Green Finance. Questo è il percorso per la transizione ecologica e qui il nostro obiettivo fondamentalmente è avere dei professionisti che sappiano in qualche modo progettare, gestire, analizzare gli investimenti in area ambientale, come fare investimenti green, quando farli, cosa è conveniente fare, qual è l'ottimo timing per la transizione, ok? E d'altra parte persone che sappiano anche trovare le risorse per finanziare questi investimenti, da cui la parte in green finance. E infine anche, adesso vedremo tra breve, persone che sappiano anche parlare della transizione ecologica, cioè in qualche modo riportare agli stakeholder i passi che sono fatti. Allora, io vado brevemente adesso verso la conclusione, vi faccio vedere veramente in pochi minuti quali sono un po' i contenuti di questi 3 curricula e poi ne parliamo appunto il 1 marzo più approfonditamente, porteremo anche i colleghi della FAQ, come diceva prima Giacomo, e quindi entriamo nei dettagli, ma queste sono fondamentalmente delle parole chiave, i titoli di questi insegnamenti sono delle parole chiave che servono per dirvi cosa troverete
dentro i diversi curricula. Allora, per esempio, nel curriculum Digital Economics avete tutta una parte che ha a che fare con, diciamo, l'analisi economica della competizione sui mercati digitali e dall'altra parte l'analisi manageriale della stessa competizione. E poi avete tutta una parte legata ai contenuti più di analisi del dato e infine una parte legata ai contenuti che hanno più a che fare con il financial reporting e novità di questa laurea magistrale, Data Protection Legislation. Qua parliamo di transizione digitale, dell'importanza del dato, eccetera. Dobbiamo anche essere consapevoli delle tutele alla ai dati personali che sono state introdotte dal legislatore, quindi come in qualche modo poter trarre il massimo dei dati rispettando le normative vigenti. Prossima. Il secondo curriculum è Economic Data Analytics. Qua l'accento è appunto sulle tecniche, ok? L'accento è sulle tecniche di analisi dei dati e sulla capacità, primo blocco, dell'analista di interpretare cosa c'è dietro i dati che sta utilizzando, ok? E quindi ci sono delle competenze che sono di micro, di macroeconomia, tutte molto applicate, tutte molto orientate a darvi gli strumenti per capire cosa c'è dietro il dato. Notate l'insegnamento che c'è sia in questo curriculum sia nel precedente di metodi e applicazioni di machine learning. Questo è un insegnamento grosso, non dovrei crediti, realizzato in collaborazione col Dipartimento di Informatica, che vi dà veramente delle basi solide, moderne, per la data analytics, che si accompagnano poi alla formazione che è più tradizionalmente nostra di economisti, appunto formazione in econometria e in impact evaluation, che appunto è il nostro, più il nostro pane quotidiano. Prossima, l'ultimo curriculum è appunto Environmental Economics and Green Finance. Qua abbiamo tutta una parte legata appunto alla questione, se volete, investimenti, il timing degli investimenti, che tipo di investimenti green fare, e un secondo blocco, quello in fondo, che è legato al finanziamento degli investimenti. E poi, anche in questo caso, chiaramente, se voi volete decidere di investimenti green, di interventi sulla vostra azienda, dovete anche essere in grado, in qualche modo, di valutare l'impatto di questi investimenti. E qui abbiamo, appunto, anche in questo caso, un blocco di corsi su analisi dei dati. Questi sono, all'ingrosso, un po' i blocchi che vengono offerti dentro i curricula, di cui parleremo, insomma, il prossimo primo marzo. Vi ho messo anche alcuni nomi, sono nomi di cui si sta parlando, poi ufficialmente saranno pubblicati tra un mesetto circa, ma questi sono nomi probabilmente associati, nomi di insegnanti probabilmente associati ai singoli corsi. Noi in questa laurea magistrale abbiamo fatto uno sforzo molto importante per avere fondamentalmente l'eccellenza per quanto riguarda gli economisti coinvolta nel corso di laurea. E quindi potete stare tranquilli, come diceva prima Giacomo, difficilmente troverete molto di meglio nel panorama italiano rispetto alla nostra offerta, perlomeno per quanto riguarda corsi di area economica. Avanti, grazie. Bene, quindi vado verso le conclusioni. Perché gli economisti dovrebbero trattare di questi temi e non, per esempio, gli ingegneri, non perché i matematici sono di fronte a noi, eccetera? Perché gli economisti hanno quel giusto mix, ok, di competenze, se volete, un po' più soft, che vanno nella direzione di sapere interpretare e intuire i comportamenti dei singoli individui, delle imprese, delle organizzazioni. Okay? E su questa base noi andiamo a investire nuove competenze di data analytics più spinte rispetto a quanto abbiamo fatto fino. Quindi andiamo, non so, recentemente appunto si sente dire, grazie all'intelligenza artificiale, ma stiamo attenti alle discipline STEM. Forse sono le prime discipline che entrano direttamente in competizione con l'intelligenza artificiale. Ok?
E quindi stiamo attenti, la cosa importante in realtà con ChatGPT è la creatività piuttosto che la competenze e le competenze tecniche strette. Beh, io credo che appunto la nostra formazione da economisti con capacità di analisi dei dati vada esattamente in questa direzione, sia un giusto appunto mix in questa direzione. Bene, prossima. Beh, insomma, finisco semplicemente ricordando quanto ha detto prima Giacomo, perché far la Padova, quindi perché essere economisti, ma perché far la Padova? Vabbè, questo l'ha detto già una delle direttrici, è un dipartimento d'eccellenza riconosciuto come tale, quindi ci sono tutte le giuste, come dire, giusti ingredienti per trovare un prodotto di qualità e un prodotto d'eccellenza per quanto riguarda la vostra formazione a livello di master. Bene, mi fermerei qui. Grazie per l'attenzione. Ringraziamo il professor Lorenzo Rocco per la breve ma dettagliata presentazione di questo corso di studi. Passo la parola al professor Paolo Lubitta, questo presentatore. Mi sembra che non funzioni, per cui non sono. Ok, perfetto. Bene. Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Io vi presento Management for Sustainable Firms e parlo io, ma l'iniziativa è frutto della collaborazione di tutto il comitato ordinatore, più altro che da me, è composto dal professor Furlan, dalla professoressa Di Maria, dal professor Paiola e dal professor Roberto Antonetti, oltre che tutto il team del dipartimento. Allora, io l'ho utilizzato per domande e risposte, immaginando di mettermi nella testa di uno di voi, sapendo che il 1 marzo, come hanno già detto i miei colleghi, avremo una sessione di un'ora dedicata ad approfondire tutta questa laurea magistrale, così come quello delle ANSA. Allora, primo, perché iscriversi al Management for Sustainable Firms? Perché i numeri dicono che queste sono le proiezioni dei mestieri che più cresceranno nei prossimi anni, secondo il World Economic Forum, e nei primi 10 ce ne sono almeno 3 che entrano in maniera puntuale nel progetto formativo che noi abbiamo immaginato per voi. Primo elemento. Secondo elemento, perché anche questo programma si inserisce all'interno delle due grandi trasformazioni che caratterizzano gli anni in cui viviamo, ovvero la trasformazione digitale e la transizione ecologica. In particolare, noi, diciamo, l'alfabeto di questo percorso di laurea prende spunto dalle 17 lettere che ci sono negli obiettivi di sviluppo sostenibile, e in particolare ci focalizziamo su 5: la gender equality, il lavoro, i processi produttivi, le comunità sostenibili e il consumo appunto sostenibile. Chiarito perché iscriversi, quindi chi è interessato a queste tematiche può trovare qui adeguata soddisfazione. Per chi? Per tutte le persone che sono interessate al management, alla gestione dei processi tipici di una impresa manifatturiera, di servizi, una società di consulenza, quello che volete, ma sulle tematiche tipicamente manageriali. Se avete altri obiettivi, altri interessi, Management for Sustainable Firms non è la laurea per voi, ma se li avete è una buona opzione da considerare seriamente. Che cosa dovrebbe interessare le persone che si iscrivono a Management for Sustainable Firms? I temi della sostenibilità, dell'innovazione, la digitalizzazione dei processi, quello straordinario fenomeno che è la servitization, che trasforma i prodotti manifatturieri in oggetti che pensano, parlano e vendono servizi, la produzione sostenibile e la supply chain sostenibile, e poi tutto il tema del capitale umano con i delicatissimi argomenti della diversity e dell'inclusion. 3 immagini rigorosamente fatte con ChatGPT, per dire, trasformami quello che ho detto in un'immagine, mi hanno fatto questo. L'obiettivo è solo mostrarle, non commentarle. Come?
Come facciamo queste cose? Allora noi l'avevamo promesso l'anno scorso quando l'abbiamo progettato, di farvi vivere una esperienza di apprendimento, per certi aspetti, immersiva, studiando, interagendo e facendo. E l'avevamo rappresentato con queste immagini, la tecnologia e andare in giro per le fabbriche. Le abbiamo fatte queste cose in questo primo anno? La risposta è sì, perché queste sono le immagini del corso di management di apertura che si intitola Sustainable Strategy and Organization, dove, come avevamo promesso, studenti e studentesse hanno lavorato sulle strategie di sostenibilità di tre imprese autenticamente coinvolte in questi percorsi. Crédit Agricole, non propriamente l'ultima arrivata. E qui sono al Village a presentare lì i lavori. Zordan, impresa di Valdan, una delle prime B Corp società benefit in Italia, che lavora nel mondo del lusso e che fa della sostenibilità un elemento distintivo della sua strategia dall'inizio del primo decennio del XXI secolo. E poi SIT, impresa quotata in borsa a Padovano, ma una pocket multinational, come si usa dire, e con la quale gli studenti e studentesse, chi ha un anno più di voi, si è confrontato e ha costruito tutta l'esperienza di apprendimento di questo insegnamento. Il secondo anno poi faremo dei laboratori che rendono ancora più reale l'esperienza immersiva di apprendimento. Con chi? Con chi realizziamo tutto questo? Beh, insomma, la cosa, visto che abbiamo qualche mese di esperienza, li abbiamo i numeri. Quest'anno con 130 persone, 57% italiani, 7% da altri paesi dell'Europa comunitaria, ci sono 6 tedeschi, 4,6% da altri paesi che sono lì, hanno chiesto di entrare nella UE, ma non mi hanno ancora dato l'ok, e poi tutto il resto. Quindi un'esperienza di apprendimento anche autenticamente, lasciatemelo dire, policroma. Policroma, policroma. Multietnica e tutto quello che ci sta, che tutto quello che ciò porta con sé. Poi il programma poi è stato definito assieme a un sacco di imprese, è stato tenuto a battesimo dalla vicepresidente nazionale di Confindustria con delega alla sostenibilità e all'ambiente, quindi il sistema confindustriale italiano che in qualche maniera riconosce l'utilità, l'eccellenza speriamo, ma l'utilità di questo programma di studio. Vabbè, ma per fare cosa? No? Che cosa c'è dentro? Se questa, se volete, è la cornice del quadro, cosa c'è dentro? Allora, quello che c'è dentro in realtà lo trovate in una playlist già disponibile su YouTube con 14 diverse sfaccettature di questo corso di laurea, la presentazione generale, la presentazione dei singoli track che adesso mi accingo a illustrare, e unitamente a questo altri approfondimenti fatti da noi docenti sui contenuti di questo corso di laurea. E io vi invito ad andarvela a vedere perché poi il 1º marzo, quando ci vedremo, invece di ripetere le cose che già teoricamente sapete, interagiamo e cerchiamo di capire cosa concretamente tutto questo vuol dire. Questa è l'altra playlist. Bene, allora su cosa? Un po' lo trovate ben descritto secondo noi in questi video, un po' ve lo spiego io. Il percorso di Management for Sustainable Firms non ha curricula, non ha curricula, ha un primo anno comune e poi ha tre track di forte specializzazione. Chiaro? Quindi vi laureerete in Management for Sustainable Firms. E ciascuno di voi darà alla propria specializzazione una componente di specializzazione appunto verticale molto marcata che adesso mi accingo a illustrarvi brevemente. Il cosa quindi è questo? Un forte imprinting di management e tre macro processi verticali. Cosa e quando quindi tra il primo e il secondo anno? Il primo anno tutti gli studenti e studentesse saranno frequenteranno i medesimi insegnamenti, che sono quelli che vedete qui riassunti, e che in sostanza strategia e organizzazione,
imprese globali e dinamiche dell'innovazione, industria e mercati, accounting, senza la quale non si va da nessuna parte, ovviamente, in questo caso quanto basta, di accounting and finance, diritto e statistica per la decisione. Chiaro? Tutti gli studenti e studentesse fanno questa parte. Dal secondo semestre del primo anno, nel secondo semestre del primo anno, al secondo semestre potrete scegliere alternativamente, uno di questi tre insegnamenti. Cioè, dopo qualche mese cominciate a dare la curvatura che voi preferite alla vostra preparazione. Chi pensa da grande di essere interessato a tutto il mondo delle operation, della supply chain, auspicabilmente seguirà Smart Demand and Production Planning and Control. Chi pensa che la trasformazione digitale, il rapporto tra impresa e mercati sia quello che vuole fare dal punto di vista manageriale nella vita, seguirà Digitalization and Product Service Innovation. Chi invece è attratto dalla gestione del capitale umano, auspicabilmente seguirà Managing and Leading People. Con questa prima infarinatura, sei crediti, non propriamente zucchero a velo, nel secondo semestre del primo anno, siete pronti per scegliere la track del secondo anno. La track è un percorso verticale che contiene un pacchetto ben definito di insegnamenti che vi permette di andare in profondità all'interno di un determinato macro processo aziendale. Nel caso specifico, una delle tre è Smart Manufacturing, che vi richiede di confrontarvi con questi quattro insegnamenti: Lean and Sustainable Manufacturing, Management Control, Supply Chain, Big Data and Machine Learning for Smart Manufacturing, e quindi la componente digitale, la componente sostenibile dentro i processi di produzione e di gestione delle filiere. Solo questo? No. Perché poi avete i crediti liberi e nei crediti liberi potete ulteriormente andare in profondità con blockchain application per il business e con un laboratorio, li ho citati all'inizio, un laboratorio che esalta e rende ancora più coinvolgente e reale l'esperienza di apprendimento immersiva. Cioè si costruisce l'esame su tematiche di interesse, corsi progettati con le imprese, e si risolvono problemi delle imprese aiutando le persone a mettere in pratica le conoscenze o le abilità che avrà sviluppato nel primo anno. Oppure uno dice: no, smart manufacturing non va per me, potrei fare marketing and digital transformation. Stesso principio, al secondo semestre del primo anno la prima infarinatura. Al secondo anno, Relational Marketing, Economics of Innovation, Omnichannel Marketing Management, Quantitative Methods and Analytics for Marketing. E se questo non bastasse, Sustainable Marketing and Innovation, e un laboratorio di Digital Transformation and Sanitization Lab. È chiaro? Quindi tutta la componente collegata al marketing, al rapporto tra imprese e mercati, con il linguaggio manageriale consolidato, ibridato dalla trasformazione digitale e dalla transizione ecologica. E per chi invece dice: no, io sono people and organization. Bene, si seguirà il corso al secondo semestre del primo anno di Managing and Leading People, e nel secondo anno Talent Management, Diversity and Inclusion, Economics of Human Capital, Performance Management and Compensation, e un po' di labor law per capire come funziona l'impiego del lavoro, dell'intelligenza delle persone in ambienti multiculturali, internazionali e soggetti a pressioni competitive particolarmente pressanti. Anche in questo caso, con i crediti liberi, si può andare ancora più in profondità. Le tematiche di gestione del capitale umano applicate all'attività imprenditoriale, quindi acquisire le modalità, gli strumenti e le tecniche per fare attraction fondamentalmente all'interno delle imprese, e un laboratorio di HR Analytics, quindi come i dati, come la tecnologia e la digitalizzazione ci aiutano a trasformare le informazioni sulle persone in strumenti di decisione. Bene.
Per laurearsi, oltre a tutto questo, tu avrai la tesi, ok? E la tesi auspicabilmente, l'auspicio è che sia strettamente legata alla track che seguite e strettamente applicativa, che diventi un viatico per il vostro ingresso nel mercato del lavoro. Lo stage non è obbligatorio, non è obbligatorio, è in alternativa a uno degli insegnamenti, chiaro? Quindi valuterete in base alle vostre ambizioni, alle vostre aspirazioni, alla vostra regolarità degli studi e col nostro totale supporto, se sia preferibile fare un insegnamento al terzo trimestre oppure fare lo stage e auspicabilmente laurearsi presto e soprattutto bene. Ho finito? Ma sì, per che cosa? Tutto sto ambaradan per dire per fare che cosa? Per andare a lavorare. Per andare a lavorare, ma a fare cosa? Beh, a fare cosa? Il professor Furlan e gli altri colleghi e colleghe che si occupano di smart manufacturing e supply chain hanno fatto un elenco non esaustivo di quello che loro, nelle loro ricerche, vedono. E questi sono alcuni dei job. Non vi convincono o volete saperne di più? Incontrate il professor Furlan. Chiedete un appuntamento al professor Furlan, così come a tutti gli altri, o ne parliamo il 1º di marzo. E se invece una persona è interessata alla carriera in marketing e digital transformation, questi sono tre job e poi ci sono quelli del World Economic Forum. Quindi invece di andare a chiedere alla professoressa Di Maria, ai suoi colleghi, alle sue colleghe, ci si scarica il World Economic Forum, il report sul del 2023 e quei mestieri che vi ho citato in apertura che cadono a pie pari dentro questa track trovano la loro sostanza in termini di skill, abilità e orientamenti cognitivi. E poi c'è la componente people and organization, in questo caso questi sono alcuni dei job. Potete fare riferimento a me e alle altre persone che ruotano attorno al mondo HR e organizzazione che immagino un po' conoscete. Ultimissima cosa. Che cosa faremo il 1º marzo? Spiegheremo analiticamente, in verticale, ognuna di queste track. Se arrivate preparati e preparate, tanto meglio. E in previsione di quella data, più in generale, per darvi orientamento, stiamo organizzando degli webinar, sincroni o asincroni, vedremo, in cui porteremo persone che fanno questi mestieri a raccontare in 10 minuti cosa vuol dire in pratica, affinché possiate fare una scelta consapevole. Qualsiasi sia la scelta, maschi o no, sarà la scelta giusta. Se sarà maschi, sarà la scelta migliore. Ma comunque sarà giusta. E su questo che sia chiaro. Bene, grazie. Ringraziamo il professor Paolo Guvita per la presentazione dell'ultimo master. Ora entriamo nel vivo della seconda giornata. Mi sembra un po' troppo. No, questa ah, okay, no, no. No, no, questa è intoccabile. È un grande maratoneta. Ma sto in piedi io anche volevo. Ci siamo, nessun problema. Ok, entriamo nel vivo della seconda parte della giornata odierna. Una cosa molto importante, i video relativi a tutti i percorsi che avete visto sino ad ora sono presenti su YouTube ed altri saranno ulteriormente caricati nelle prossime settimane. Questo è un modo particolarmente importante per poter conoscere al meglio e arrivare preparati alla data del 1º marzo, e in quella data potrete chiedere ulteriori informazioni ai docenti relativamente al percorso di studio, ma anche al percorso di esperienze e di competenze che il nostro dipartimento metterà a disposizione. Ok, allora sono qui con il dottor Francis De Zanche, che è partner di Adacta Advisory. Francis è un alumnus del nostro dipartimento. Ha studiato presso il nostro dipartimento conseguendo il titolo di studio nel 2001 e ha anche, diciamo, beneficiato di quelle che erano le prime esperienze internazionali che il nostro dipartimento ha da sempre coltivato,
attraverso un percorso di studi all'Università del Michigan, ad Ann Arbor, e anche a University of California a Berkeley. Quindi già da allora il nostro dipartimento aveva sviluppato una serie di percorsi internazionali e questi sono ulteriormente presenti, sono presenti non solo attraverso il percorso Erasmus, ma in diverse modalità, anche nei percorsi di studio che già conoscete e che ora avete avuto modo di conoscere per quanto riguarda il percorso di laurea magistrale. E subito dopo il percorso di studi qui a Padova e l'esperienza internazionale, Francis ha iniziato a lavorare per Accenture, ha girato diverse nazioni, ha lavorato in Repubblica Ceca, in Kuwait, in Inghilterra, ed ora appunto è partner di Adacta Advisory. Non mi dilungo molto, lascio a te la parola per qualche minuto per presentare effettivamente quello che hai fatto nel percorso successivamente al conseguimento del titolo di studio e poi cominciamo poi a discutere anche di quello che hai visto sino ad ora. Grazie, intanto grazie a tutti per l'invito. Mi ricordo quando c'ero io, c'era il professor Gubitta all'epoca, mio insegnante, eccetera. Qua c'era Piero Marzotto che parlava a me. Oggi siete... Io non l'avevo invitato. Sì, sì, sì. Evidentemente siamo andati un po' in basso. E comunque, a parte questo... oppure avete una grandissima opinione di me. E quindi... Però prima pensavo, ed oggi parlo... Era Piero Marzotto all'epoca, quindi voglio dire, una delle persone che aveva costruito, ragazzi, sono un po' fatto così, bisogna anche che ci vediamo un po' sopra queste cose, perché sennò ti addormento fra due minuti e dopo vi do un motivo per non iscrivervi a Padova. Ma poi l'altra cosa che volevo dire è che io ho tanti amici qua, Paolo, Michele, Giacomo, Paola, non ne parliamo che abbiamo conoscenze ancestrali, e ho capito che oggi qualsiasi cosa dico mi nemico qualcuno, perché qua c'è la competizione per averli che è incredibile. Allora io vado un po' oltre, ma perché non Padova? Cioè, ribalterei il paradigma, non perché iscrivermi a Padova, ma perché non a Padova. Però vi spiego un attimo il mio percorso all'epoca, che era un mondo diverso, poi magari ne parliamo nel corso un attimo delle domande. Una le ha dette tutte, perché quello che offrono è chiaro. Anzi, ve l'ho spiegato molto meglio di quello che potrei fare io. Ne aggiungo una. Padova comunque è una realtà che agisce in un territorio che, by the way, tanto bistrattato, perché abbiamo il mito di andare all'estero, abbiamo il mito di andare a Milano, abbiamo il mito di andare in giro, 12% del PIL italiano è fatto nel Triveneto, lira più, lira meno. Quindi è un territorio che, se dovessi guardarlo come Stato all'interno dell'Unione Europea, siamo appena dopo la Partenna. Quindi, vuol dire, siamo in un territorio che offre di per sé tantissimo, e il fatto di studiare localmente vi aggiunge un'opportunità al vostro percorso lavorativo successivo. Ok? Perché potete anche decidere, perché qua ovviamente ci sono le relazioni con tutte le entità, le aziende che gravitano il territorio, la mia è una di queste, che ovviamente potete fare anche una orgogliosa, secondo me, e non è assolutamente da sminuire, carriera locale. Il mio percorso professionale parte da lontano, ma con un obiettivo mio di vita personale che era sempre quello di continuare a vivere in questo territorio, dove non sono nato, ma per pochi giorni, mettiamola così, ma ci sono cresciuto da sempre. E questo ovviamente ha detto: studio a Padova, faccio e godo di tutto quello che mi dà l'università, che era molto meno all'epoca. Io mi sono iscritto nel 96, secondo anno di iscrizioni della facoltà di economia a Padova, quindi c'era molto di meno, ma ho detto sfrutto tutto, ed è una cosa che vi consiglio di fare. Quando siete all'università, sfruttate tutto quello che l'università ha da darvi. Non solo la parte nozionistica, che è importante, e ovviamente dovete fare gli esami, dovete conseguire il titolo, ovviamente è importantissimo, ma cercate di sfruttare tutto quello e non limitarvi solo agli esami che l'università vi fa. Non diventate macchine da esami, portate pazienza, perché poi ne parliamo, magari quando arrivate da noi, recruiter, che vi dobbiamo assumere, la macchina d'esame non è quello che noi normalmente vogliamo vedervi. Le domande che facciamo ai colloqui non sono tecniche molte volte. Di tecnica c'è poco. Noi vogliamo vedere qualcosa di più, un po' di maturità nella persona, di un certo percorso, un po' di ambizione, eccetera. Detto questo, scusami, torno, perché sennò poi divago sempre, tu tagliami ovviamente. Assolutamente. La mia carriera
avevo l'obiettivo di tornare a vivere nel territorio. Insieme a dei colleghi abbiamo capito che c'era il PIL del 12% del PIL italiano qua, e non c'era una società di consulenza del mondo business consulting che dava delle risposte. C'erano un sacco di aziende venete che andavano a comprare consulenza sempre a Milano perché sul territorio non trovavano delle risposte. Abbiamo trovato una business opportunity e, se Dio vuole, continuerà e ci sta dando ragione. Quindi noi abbiamo stabilito una storia di consulenza, veniamo tutti da esperienze multinazionali della consulenza, abbiamo applicato quei principi, abbiamo portato i locali e oggi lavoriamo per le imprese e gli imprenditori del nostro territorio. Perfetto. Ok, allora possiamo... Cosa vuoi tenere? Ah, ok, io ti rispetto. Quello vinto. Esatto. Allora, hai visto quello che è sostanzialmente il portfolio di competenze, esperienze che il nostro dipartimento offre nelle sue diverse sfaccettature, MASFI, MAFIB e MAE, per utilizzare gli acronimi che diventeranno parte del vostro vocabolario nei prossimi 3 mesi fino al 1° marzo e probabilmente anche successivamente. Entriamo un po' nel merito di quello che è stato presentato oggi, in particolar modo inizio con l'ultimo percorso che è stato presentato da Paolo Villitta, in particolar modo rispetto alla parte di operation, marketing e people. Quali sono le esperienze e le competenze richieste per sviluppare al meglio appunto una carriera consulenziale e manageriale alla luce appunto di quello che hai vissuto negli ultimi anni lavorando in questo settore? Allora, facciamo una premessa e soprattutto lavoriamo per singolo stream, no? Allora, sul mondo operation, quello che stiamo guardando, sicuramente la parte digitale è sempre più importante, ma questo portate pazienza. In tutti gli ambiti aziendali, mi viene da dire, chi di voi non è appassionato di tecnologia, ci vuole sempre un po' di dimestichezza, perché sarà il futuro la tecnologia. Poi magari ci arriveremo anche successivamente a fare qualche considerazione. Quindi sicuramente la parte tecnologica, portate pazienza, la do per scontata che sarà pervasiva in tutti quelli che sono i processi aziendali. Già ora lo è, ma sempre di più, perché abbiamo visto il dato esponenziale del numero di dati. I dati da dove arrivano? Arrivano dai processi poi alla fine, no? Quindi quello lo diamo per scontato. Dove oggi vedo nel mondo operation, allora, detto che noi non siamo qui dentro, non diventeremo mai specialisti, ingegneri meccanici, ingegneri industriali, eccetera. Qui dobbiamo andare più sulla parte di governance dello stabilimento. Siamo nello stabilimento, ma dobbiamo gestirlo, no? Allora, il key è cost controlling, controllo dei costi industriali. Questo mi consente di avere controllo sui prezzi, sui margini, su come mi pongo sul mercato. Siamo in un contesto di competizione spinta all'ennesima potenza. Rispetto a quando c'ero io su questi banchi, la competizione non è italiana, è globale, ovviamente. Quindi ci può essere un concorrente che nasce a Taiwan e mette sul mercato un mio prodotto ed è più concorrenziale, io devo cercare di stare sul mercato lo stesso, ok? Quindi il fatto di avere il controllo dei costi è fondamentale, e ovviamente tutta la parte, quella che in gergo si chiama di manufacturing cost accounting, sempre sul mondo del controllo dei costi. Questo, secondo me, sulla parte, deve appassionarvi questo tema, perché sarà veramente fondamentale da qua ai prossimi anni. Sul mondo marketing, molte volte noi pensiamo che il mondo marketing, perché i libri di marketing, almeno il Kotler ai tempi miei, era un insieme di foto della Coca-Cola, di poster, eccetera. Non voglio finire Kotler, anche devo qua dire queste cose, perché lo vado ad ascoltare sempre anche molto volentieri, ma pensiamo che sia un qualcosa di molto non scientifico, cioè un qualcosa basato più sull'essere individuale, essere un bravo venditore, essere un bravo comunicatore. Con la tecnologia, soprattutto, l'attività di marketing e vendita è diventata un'attività industriale e di processo. Quindi su questo, so che tra l'altro anche l'università si è attivata anni fa, faceva dei corsi specialistici o dei workshop, adesso non mi ricordo, proprio per introdurvi su sistemi che oggi danno e assistono, quindi CRM, se li avete già sentiti, nella relazione col cliente. Quindi l'attività di marketing e vendite, non pensatela come qualcosa di non scientifico, qualcosa di assolutamente scientifico, a qualcosa di processo
che va inquadrata come qualsiasi altra attività aziendale, tanto quanto la produzione. Certo, la produzione tira fuori le viti, le scatolette di tonno, il prodotto che andate a fare, la macchina, eccetera, il marketing tira fuori i contatti, tira fuori i clienti. È sempre un'attività di produzione anche quella, marketing e vendita, ovviamente. Ultimo sulle people, erano scritti perfettamente sui corsi specialistici che ha fatto vedere il professor Gubita prima. Sicuramente misurazione del performance, welfare aziendale, perché poi le persone, il contesto cambia continuamente, bisogna capire cosa le persone vogliono, e misuramento, ovviamente, come l'ho già detto, delle performance e percorsi di crescita, perché l'importante non è solo fare recruiting, cioè venire da voi e avere i laureati che entrano in azienda, ma poi anche tenerli è una mission assolutamente critica. Perfetto. Possiamo ora intervenire sul secondo master, che è quello, è il MAFIB, ovvero in Accounting, Finance and Business Consulting. In questo caso, anche questo settore, quello della consulenza, del controllo di gestione, sta cambiando notevolmente negli ultimi anni. Allora, il nostro dipartimento con il nuovo master vuole formare dei consulenti che siano in grado di, diciamo, tenere il passo dei tempi. E come è possibile, secondo te, integrare sia la parte di compliance, quindi appunto cercare di rispettare le norme e utilizzare i dati per appunto rispettare le norme, con la parte di pianificazione, okay, di planning? Posso alzarmi? Vai. Scusate, ma io adesso sta poco seduto. Cerca di stare da questo sì, parte. Quello poi... Fin là ci arriviamo, dai. Sì. Allora, ragazzi, che tenerla un po' allegra la cosa. Allora, 2000 anni, fine anni 90, quando c'ero io qua, uscivamo dall'università e tanto era un unico corso di laurea, economia e commercio, quindi era di tutto di più, era un calderone, se vogliamo. Uscivamo da qua e sapevamo che c'erano due mondi, no? C'era quello contabile, quindi il bilancio di esercizio, la contabilità, partita d'otto e ragioneria, e sarà il mondo fiscale, in cui vogliamo una contabilità quasi parallela per altri fini, comunque ai fini di compliance. Sul mondo del controllo di gestione c'era un corso che si chiamava metodologie e determinazioni quantitative d'azienda. Già il fatto di capire cosa voleva dire quel titolo, secondo me dovevate passare l'esame, perché oggettivamente era un corso che solo il titolo faceva veramente capire. Oggi infatti sono stato contento, perché tutti i corsi ho capito di cosa stava parlando. Ho detto, ho idea di cosa sta parlando, ma metodologie e determinazioni quantitative d'azienda, che poi alla fine si fa controllo di gestione, era un corso al terzo anno, mi sembra, o secondo o terzo anno, che parlava appunto di controllo di gestione. Ma sì, era minore un po', no? Non si dava l'enfasi che si dava alla ragioneria, alla fiscalità, eccetera, ma c'era un motivo. Il motivo è che in quegli anni là c'era ancora la lira. E non è un cambiamento banale, perché le nostre aziende all'epoca, create tutte da uomini prodotto, perché l'imprenditore è un finanziere molte volte, un uomo sa fare il prodotto, sa fare il chiodo, sa fare la scatoletta di tonno, sa fare la pasta, sa fare le scarpe, sa fare quello che è. E questi signori sapevano fare un prodotto. Quando c'era un problema di competitività o una crisi internazionale, chi la risolveva? C'era un qualcuno che andava a svalutare una moneta, ahimè la lira ne aveva avute tante, perché voi probabilmente non c'eravate, ma voglio dire, il giornale era 1000 lire all'epoca, voglio dire, 1000, quindi vuol dire che di svalutazioni erano state fatte tante nel passato, no? Quindi si svalutava, automaticamente l'azienda recuperava competitività sui mercati internazionali, non c'era bisogno di, come dicevo prima, controllare i costi industriali per posizionarci. C'era qualcuno che ci dava una mano, svalutava la lira e le nostre aziende magicamente diventavano più convenienti e io vendevo sul mercato internazionale. Dal 2001 questo ovviamente non è più possibile. E guarda un po', dal 2001 quante crisi abbiamo avuto? 5 crisi, anzi dal 2002, perché se ci metto anche quella dell'11 settembre ce n'è una in più. Quindi c'è una crisi ogni 4 anni. Crisi, o chiamiamola scenario di discontinuità, una discontinuità forte. E per reagire a questa discontinuità cosa devo fare? Beh, alla compliance la devo fare, la dovete sapere per legge, perché va la tutela di creditori, produrre un bilancio di esercizio che sia conforme alle normative, ma che se io sono il pilota, cosa voglio oggi? Cos'è la prima cosa che fate quando state in macchina? Mettete in a biga? Vedete il navigatore, no?
Beh, c'è Google Maps, dai, adesso sul cellulare ce l'abbiamo tutti, no? Il Google Maps, è una cosa che entrate in macchina, mettete il navigatore. E in azienda, secondo voi non sarebbe utile avere un navigatore che vi dice dove andare, cosa fare? Allora, questo si discosta dal mondo compliance, quindi mondo bilanci, e si chiama controllo di gestione, avere il controllo dei costi, quelli di produzione ne abbiamo parlato prima, e poi tutti gli altri costi del personale, eccetera, che ci sono in azienda. Quello è uno strumento che a scuola vi raccontano giustamente i principi generici, ma che poi ogni azienda sviluppa e definisce secondo quelle che sono le sue peculiarità. Non c'è un sistema di controllo e gestione che io abbia mai visto uguale in due aziende. Impossibile, perché ogni azienda deve avere il suo modello di controllo sviluppato dai controller che vengono formati dal corso di laurea, dove i nomi non me li ricordo, del professor Boesso. Sono troppo acronimi, quindi quello che ha fatto riferimento prima è il professor Boesso. Ok? Mattimo. Per okay. Memoria. Vai. Ok, arriviamo ora sull'ultima domanda relativa ai tre corsi di studio, e in particolar modo si è parlato molto anche di competenze e di formazione quantitativa, e siamo di fronte però ad un cambiamento epocale con appunto lo sviluppo dell'intelligenza artificiale di natura generativa. Molti commentatori parlano appunto di un cambiamento che è un po' simile a quello che ha visto la nascita di internet nel back in time, e molti cambiamenti ci saranno ancora nei prossimi anni, e chiaramente questo rende necessario per le università definire nuovi meccanismi di formazione, generando il giusto apporto appunto di competenze quantitative, hard skills, e al tempo stesso sviluppando quelle che sono le soft skills, la capacità poi di leggere questi dati, la capacità di comprendere quello che viene fuori da una macchina. Cosa pensi al riguardo, e qual è appunto secondo te il giusto equilibrio che un candidato che si approccia al mercato del lavoro, ad esempio questa è la vostra società, che appunto deve avere? Ma allora, questa è la domanda da un milione di dollari: come l'intelligenza artificiale andrà a impattare la vita di tutti noi ragazzi? Vi giuro che se lo sapessi diventerei ricco, ma veramente ricco. Quindi è un po' una crystal ball, cioè una palla di cristallo. Quello che possiamo fare adesso, posso fare è, vi porto un paio di esempi. Allora, primo, tra l'altro ve lo consiglio, è un libro scritto da Sebastiano Barisoni, che non so se conoscete, è il giornalista di Sole 24 Ore, che ha scritto un libro nel, può piacere o non piacere, se non entriamo nel dettaglio, però nel 2020, in epoca appena post-lockdown, scrive un libro con scritto Terra Incognita, molto carino secondo me, perché spiega in maniera molto semplice, molto breve tra l'altro, l'evoluzione, insomma, spiega gli ultimi 20 anni di discontinuità economica, quindi se avete voglia di fare una lettura facile, secondo me male non vi fa. Nella premessa, edito da Solferino, leggo, a questo proposito verrà fatto notare che uno dei grandi limiti della rete, qua parla di rete in generale, è la sua incapacità di empatia. Nonostante tutti gli sforzi per profilare il cliente, il risultato è ancora grezzo. Provate per esempio, dopo lo commentiamo un attimino insieme, a cercare sul web ristorante romantico a Venezia. I risultati saranno tanti, ma poco utili, visto che il termine romantico è molto soggettivo. Finiremo quindi a far cosa per scegliere questo ristorante? A chiedere consigli ad amici simili a noi e della capacità empatica di cui ci fidiamo. Alla fine della giostra, quando tu vuoi andare in un ristorante romantico, chiederai al tuo amico, perché ti fidi, perché sapete che ti gusti simili, dove sei andato con la tua ragazza a mangiare a Venezia, sapete che avete un budget molto simile, che avete gli stessi gusti, eccetera. Lui, quando ti dà una risposta, cosa fa? Nonostante non ti abbia profilato, ma ti conosce personalmente, ti sta facendo di fatto una consulenza e ti sta dando del valore aggiunto. Oggi il valore aggiunto e la capacità empatica è ancora molto molto lontana dal mondo dell'intelligenza artificiale. Punto numero 2, settembre 2023, Harvard Business School, escono con un paper molto carino che prova a misurare l'efficienza
che porta l'intelligenza artificiale nel mondo della consulenza, quindi nel mio settore. Si chiama Navigating the JAG Technological Frontier, Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Work. Cosa hanno fatto? Credo che si trovi anche sul web. Non è facilissimo da leggere, questo è un po' più faticosetto, però se vi piace, ovviamente, ben venga. Sostanzialmente dicono, prendono un gruppo di consulenti, mi sembra intorno ai 300, da una delle grosse grandi multinazionali della consulenza, che è Boston Consulting Group, li dividono in tre gruppi, gli danno lo stesso task da risolvere, un task che le persone abitualmente si trovano a dover eseguire giornalmente nel loro lavoro, e a un gruppo gli viene detto non puoi usare l'intelligenza artificiale, non puoi usare ChatGPT in particolare, a un gruppo detto, puoi fare quello che vuoi, e a un altro gruppo puoi usare solo l'intelligenza artificiale. Risultato: i consulenti che utilizzavano l'intelligenza artificiale con ChatGPT hanno completato il 12,2 in più di compiti nello stesso ovviamente tempo, raggiunto risultati il 25,1 più velocemente, aumentato la qualità di oltre il 40% rispetto ad un gruppo di controllo senza intelligenza artificiale. Quindi vuol dire che l'intelligenza artificiale ci dà una mano, ok? Perché c'era comunque la componente umana e ce l'ha, però io ho guardato un po' i task, erano abbastanza semplici, un po' task da colloqui, se devo dire la verità, però è un punto di partenza, cioè mi mettono i panni dei ricercatori che l'hanno fatto, dico bravi, tanto di cappello, perché avete iniziato a dare un contorno quantitativo, perché poi noi consulenti senza numeri non viviamo, portate pazienza, e ci dipingono come quelli che fanno matrici, ma sono quelli che sotto le matrici ci sono tanti numeri, ok? E quindi il tema è convivere e sfruttare al meglio l'intelligenza artificiale, come abbiamo fatto con Google, come abbiamo fatto sul web. A febbraio dell'anno scorso è uscito, forse Paolo, avevi pubblicato addirittura tu questo articolo, se non ricordo male, nei tuoi vari social, che leggo. Bravo. Grazie. In cui la Stern di New York, un corso, aveva iniziato non a proibire ChatGPT, ma a risolvere gli esami con ChatGPT, dandogli le istruzioni giuste, eccetera. E quello io l'ho fatto, era 5 mesi dopo che era uscita, quindi era il giorno dopo. Quindi, questo, so te lo ricordo, era del Corriere. E l'ho letto con interesse, perché ho detto, caspita, lo porto poi sul day by day e dico, caspita ragazzi, io poi quando sei sul mondo del lavoro, non è che sei il professore che se copi, non va bene copiare dal collega, chiedere al collega, perché l'importante è portare a casa il risultato, non è che siamo una squadra, no? Quindi ci si dà una mano. E secondo me l'intelligenza artificiale deve entrare in questo processo. Quindi, per chiudere, scusami, e poi non mi dilungo, secondo me attendere, se devo vedere, servono i soggetti empatici, serve la consulenza, serve dare servizio. Oggi, quando voi andate in un negozio, ne sapete più di loro sul prodotto, perché vi siete informati, quindi loro non ragionano più a darvi, tutti vi danno lo stesso telefonino, passatemi il termine, e voi di RAM e di capacità, eccetera, ne sapete 3 volte più del negoziante o del commesso, ok? Perché avete studiato, ok? L'avete guardato, l'avete confrontato su internet, eccetera. Quello per cui voi andate in un negozio è per il livello di servizio che vi danno, per il qual va, perché c'è anche le cover, perché c'è le cover di quella marca, di quel colore, perché c'ha gli auricolari, perché c'ha un qualcosa di più che l'altro cliente non vi dava, ma non è sul prodotto, è sui servizi ancillari. Ed è lì, secondo me, dove tutte le aziende oggi si stanno specializzando. Perché una volta dovevi fare una barra di alluminio, andavi dai tuoi 3 o attorno, perché la macchina andavi là, gli chiedevi un preventivo e si giocava sul prezzo. Oggi il prezzo lo sai già, hai 500 produttori in giro per l'Italia che te lo possono dare o in Europa, allora vai a quello che te lo porta, te lo monta, ti dà il servizio, ti dà la manutenzione, ti dà l'assicurazione e tutte queste cose. Quindi è sui servizi che si giocherà la partita del futuro, dove, come abbiamo visto sull'esempio stupidino, magari però era facile da capire, sul ristorante a Venezia, lui ha avuto bisogno del suo amico che gli desse una consulenza e lui alla fine è andato esattamente in quel ristorante e non in quelli che ha dato la rete. Grazie mille, quindi take home message.
l'intelligenza artificiale non andrà a sostituire direttamente gli economisti, ma gli economisti sono fondamentali per avere, diciamo, la capacità di comprendere e di anche dare delle istruzioni a ChatGPT, facendo in modo che non sia un sostituto, ma sia complementare. E l'obiettivo è quello che dicevo prima, come lo offsetti? Ovviamente avendo sempre di più formazione specializzata e di alto livello, perché è chiaro che è là dove non arriva l'intelligenza artificiale, quindi investire in formazione, perché prima si parlava, ma se forse all'inizio, non mi ricordo chi l'aveva detto, continuare il percorso di studio, ma cosa volete fare? Ovvio che lo dovete continuare. Cioè, adesso, poi loro vogliono che state a Padova, io ve lo consiglio fortemente, ma continuate, c'è un momento per lavorare, un momento per formarsi. Oggi è il vostro momento della vita per formarsi. Io dico, ai ragazzi che vengono in stage da noi, cioè, uno, ma io voglio rimanere. Io l'anno scorso abbiamo avuto una bravissima che alla fine del triennale ha pensato che non voglio continuare, voglio rimanere qua a lavorare. Io gli ho detto, guarda, quando finirai la triennale hai le porte aperte da noi. Scusate, la magistrale, porta pazienza. Ma adesso c'è il momento di studiare. Vai, studia e fatti le tue esperienze. Voi avete un vantaggio vero rispetto ai vostri colleghi che escono oggi, che non fate l'università in epoca Covid. Perché io quello che sto vedendo, e loro qui purtroppo, poverini, non sono riusciti ad avere tutto quello che l'università e a sfruttare tutto quello che l'università dà, stage, esperienza all'estero, confronti con le aziende, esperienze, eccetera. Loro non l'hanno potuto avere. Infatti io, se devo dire la verità, ultimamente vedo un po' di immaturità delle persone che hanno fatto, ma per forza non è colpa loro. Però sono più immature, perché voi dovete, non dovete, ribadisco, diventare, sfruttare l'università nozionistica, ma tutto quello che vi deve formare per diventare una persona utile per il mercato del lavoro e pronta soprattutto per il mercato del lavoro. Perfetto. E con questo ci colleghiamo al tema delle soft skills. Quindi non solamente essere in grado di acquisire competenze, ma anche acquisire e fare delle esperienze. E molto velocemente, perché diciamo stiamo per essere quasi in chiusura, quali sono le competenze che vorresti vedere, l'esperienza, le competenze che vorresti vedere in un profilo di un candidato appena uscito da una laurea magistrale? Cosa consigli a tutti coloro i quali sono qui? Cosa dovrebbero costruire nei prossimi due anni? Io un po' l'ho già accennato, no? Non è che ai colloqui arrivate e noi vi facciamo l'esame ve lo fanno i professori. Quindi, se voi vi siete laureati, avete una media, avete un voto di laurea, per me la parte nozionistica è già, tra virgolette, a posto. Non è il mio compito andarvi a fare delle domande tecniche. Per me quelle a posto, posso chiedervi qualcosa giusto per vedere come... Io quello che guardo è la voglia di fare, la voglia di mettersi in gioco, e questo come riesco, e la capacità di ragionamento. Come faccio io a capire questo? Intanto, se venite preparati ai colloqui. Ai colloqui di lavoro io voglio persone che in quanto meno abbiano raccolto informazioni su dove sei andato, su che tipo di lavoro facciamo. Cioè, se no io ho davanti una persona che dice, vabbè, intanto vado e vediamo come va. Però da me, da noi, non funziona così. Poi la consulenza è molto, magari, tra virgolette, selettiva nei profili di assunzione e nei criteri di selezione. Però io voglio veramente gente che sia motivata. Gente anche che, e io lo consiglio sempre nelle presentazioni che faccio agli studenti come voi, venite preparati, vuol dire comprarsi dei libri, leggerli su come si affrontano dei colloqui o dei seminari all'università che vi possono introdurre e spiegare come si fa un curriculum, cosa cerca l'intervistatore, come dovete rispondere. Ecco, nella mia esperienza negli Stati Uniti, dal primo giorno... siccome l'obiettivo dell'università è formare delle persone che poi vengano assunte e laureate, loro ti spiegavano, guarda che devi andare vestito in un certo modo, gli occhi devi avere un contatto visivo di questo tipo, le mani devono stare così, forse pure troppo, però con la giusto, diciamo, mix e intelligenza che abbiamo noi, prendetevi qualcuno di quei libri, ce ne sono, se volete mi linkedinate e ve li raccomando due o tre. Quelli là, secondo me, è importante. Quindi io voglio entusiasmo, capacità di ragionamento. Noi facciamo, poi consulenti fanno anche, tutte le strategie di consulenza in generale fanno case, che non sono dei case che hanno una soluzione, ma io per esempio vi posso chiedere qual è il mercato delle cravatte in Italia, e là voi me lo dovete stimare in modo induttivo, e non è qualcosa che vi insegnano in nessuno dei tre master, non è che vi fanno quella domanda
all'esame, ma io voglio capire come voi ci arrivate, quindi bisogna sapere sì cos'è un mercato, ma aspetto che quello lo sappiamo, però quanti siamo in Italia, quanti girano con la cravatta, in che occasioni, chi se la mette, solo l'uomo, cioè io ho bisogno che voi da un problema, di capire che da un problema largo riuscite man mano a ridurmi e arrivare a un numero che sarà sicuramente sbagliato, ma se siete arrivati con i passaggi giusti, noi capiamo che voi avete capacità di ragionare, quindi tutti i challenge, tutti i problemi che abbiamo sul tavolo ogni giorno, riuscite ad approcciarli in modo analitico. Perfetto, grazie mille. Allora, siamo in chiusura, potremmo avere tempo per due domande dall'audience. Ci sono domande direttamente per Francis? Se non ci sono domande, ancora grazie per il tuo contributo, è stato sicuramente molto utile per tutti noi, per gli studenti e le studentesse, per conoscere al meglio non solo quello che il nostro dipartimento offre, ma anche quello che viene richiesto nel mondo del lavoro in termini appunto di competenze, esperienze, soft skills. Chiudo con il ringraziare i presidenti di corsi di studio, in particolar modo il professor Lorenzo Rocco, Paolo Gubitta e Giacomo Boesso, e il team che oggi ha organizzato questo evento, in particolar modo le colleghe e i colleghi dell'ufficio comunicazione, tutorato e orientamento. Rinvio poi alla data del primo di marzo, ora avete la slide con il QR code, save the date, perché è un evento particolarmente importante per conoscere ulteriormente singolarmente i vari percorsi di studio. Questo è il QR code, iscrivetevi. Inoltre potete trovare online i video relativi ai vari corsi di studio, e questo sarà particolarmente importante per voi per poter scrivere delle domande e arrivare in questa sede con un bagaglio di domande che potrà ulteriormente al quale sostanzialmente avrete risposta. Infine vi segnalo anche che potete seguire il dipartimento e la comunicazione del dipartimento sui vari contatti social. In particolar modo il dipartimento è attivo, molto attivo, su LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram e anche TikTok, quindi potete seguire tutto quello che viene svolto dal dipartimento costantemente. Grazie a tutti e tutte, e ci vediamo al primo link.